La pasta può mangiare i ragazzi, è come ardente, ardente. Il secondo ti varia dalla frittata. Ecco, noi siamo qua dentro in convenzione con la ASL per le attività di arte e terapia e socio-riabilitative, insieme a altre associazioni che ci sono qua dentro a favore dei pazienti. E nel 1992, visto la mole di materiale che eravamo, sia dei prodotti degli atelier di arte e terapia, che delle opere che portavano gli artisti che venivano qua a dare una mano. C'era tanto materiale che abbiamo deciso di farne un museo, chiamandolo Museo Attivo delle Forme Inconsapevoli. Il nostro compito era quello di mettere insieme i sani con i malati e, dove è possibile, fare lavorare insieme sulle cose che a loro piacciono. E questo funziona. Ultimamente noi siamo venuti un pochettino più alla ribalta, grazie anche al movimento che si era creato 3 anni fa contro la vendita di tutta la struttura del manicomio, sia dalla parte degli anni 30 sia di questa qui ottocentesca. Il movimento che si è creato ha riuscito a bloccare questa situazione, finalmente si sono parlati i diversi enti locali. Allora, è intervenuto il comune di Genova dicendo piuttosto che vendere un pezzo, un terzo me lo prendo io, per fare attività sociali, quindi continuare una parte di quello che c'è già, culturali, quindi compreso il museo, eccetera, e altre attività sociosanitarie che dobbiamo fare insieme alla ASL, eccetera. Quindi grazie a questi interventi noi abbiamo un pochettino recuperato questa cosa qua. Questo è un ex ospedale psichiatrico in trasformazione. Speriamo nel miglior modo possibile, che sia una parte della città e non più un isolotto circondato da muri, ma aperto. Il mio auspicio è che abbattano anche i muri esterni e anche la città entri qui dentro. Cucinavo la cucina, mangiavo il pesce, non so, i tortoni con patate.